come sempre, nella off-season di Formula 1 si comincia a delineare un po' la situazione per quella che sarà la stagione, non la prossima, ma quella dopo, e si sganciano a volte bombe un po' inverosimili, però questa è insomma una bomba grossa e che non è stata smentita né da Mercedes né da Ferrari, perché sembra sia in corso una trattativa fra il 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton e la Ferrari, quindi diventerebbe la prima guida di Lewis Hamilton per il 2021 nella scuderia del cavallino rampante. A voi piacerebbe un'operazione del genere? Provo a dirvi la mia. A me sinceramente non credo piacerebbe più di tanto. Io credo non ne guadagnerebbe la Ferrari da questa operazione, soprattutto anche perché per come si è andata a concludere una stagione del genere, con dissidi fra Vettel e Leclerc, con quel clamoroso scontro in Brasile ad Interlagos, che evidentemente crea una frattura irreparabile fra i due, e penso sia sempre molto complicato andare ad affiancare un pilota vincente, un campione, uno che vuole sempre vincere, che c'era nel DNA, a un giovane rampante, a un giovane che magari è destinato a svilupparsi, a crescere, ed è sempre difficile farlo crescere accanto ad un campione, perché i due potrebbero appunto non vivere bene insieme, perché entrambi hanno ambizioni di vittoria, perché il campione ce l'ha sempre, l'emergente vuole mettersi in mostra, ed è chiaro che è difficile mettere d'accordo tutti. E come abbiamo visto anche in Mercedes, Hamilton nella prima guida, Bottas è il secondo, ma è una specie di cane che sta a cuccia, è una specie di maggiordomo di Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, che nonostante abbia la macchina si mette sempre a fare il gregario di Lewis Hamilton, perché in una scuderia devono esistere delle gerarchie, e in Mercedes le gerarchie sono queste, ossia Hamilton prima guida e Bottas sempre disponibile ad aiutare il 6 volte campione del mondo a raggiungere i suoi intenti, perché se no si crea troppo disordine a farli andare tutti e due al top, perché bisogna mettere nella condizione il pilota migliore di esprimere il maggior potenziale, ci vogliono delle gerarchie ben precise, e questo chiaramente appunto non semplifica la convivenza fra un vincente e un giovane rampante. Appunto, io penso che la soluzione migliore sia sempre o puntare, la Ferrari dovrebbe fare una scelta radicale, o puntare appunto sul 6 volte campione del mondo per vincere nell'immediato, magari per provare a tornare a vincere un campionato mondiale, ed è una scelta che ci potrebbe anche stare, perché magari serve anche il risultato immediato in questo momento alla Ferrari, in questo momento storico, visto che il titolo manca dal lontano 2007 con Kimi Raikkonen. Però appunto a quel punto sarebbe molto difficile farlo convivere con Charles Leclerc, quindi io penso che la Ferrari si debba trovare davanti ad una scelta: o puntare su Lewis Hamilton ed affidargli e affiancargli un pilota che gli possa fare un po' da gregario, che lo possa trainare nel corso della stagione e possa aiutare nei momenti difficili il primo pilota, oppure non puntare su Hamilton, ma puntare tutto sulla giovane promessa, puntare tutto su Charles Leclerc, puntare tutto sull'astro rampante e cercare di farlo crescere senza pressioni, per farlo arrivare ad essere la punta di diamante della Ferrari. Quindi o puntare sul campione glorioso, affermato,
che ti può riportare nell'immediato ai campionati del mondo o far crescere con maggiore calma il giovane. A mio avviso sarebbero queste le due situazioni che la Ferrari dovrebbe andare a delineare, che la Ferrari dovrebbe appunto effettuare una scelta radicale, perché con troppi galli nel pollaio, con troppe prime donne, si tende sempre a non ottenere il risultato, ma questo in tutti gli sport, perché anche in una squadra di calcio in cui tanti campioni non remano dalla stessa parte, anche la squadra non funziona, ma anche nel ciclismo, per esempio anche nei mondiali di ciclismo, quando ci sono troppe stelle, troppe punte, troppi capitani, quella nazionale tende sempre a non ottenere il risultato sperato, mentre a volte quando ci sono i gregari a lanciare l'unica punta di diamante, l'unico capitano, l'unico che può ottenere un grande risultato, a volte arriva proprio in quel caso, perché tutti remano dalla stessa parte. E appunto addirittura mettere appunto nella stessa scuderia due piloti vincenti si potrebbe rivelare una scelta sbagliata. Appunto abbiamo visto che la Mercedes, soprattutto dall'arrivo di Bottas con affari da scudiero di Hamilton, ha placato un po' gli animi, perché c'erano state un po' di polemiche, un po' di dissidi fra Hamilton e Rosberg, con quel mondiale vinto da Rosberg non aveva preso benissimo Lewis Hamilton. Poi è arrivato il ritiro di Rosberg e le acque si sono un po' placate, però appunto è sempre difficile far convivere due piloti vincenti, due piloti che vogliono vincere e non badano agli interessi comuni, alla stessa causa. Questo è almeno un po' il mio pensiero, magari fatemelo sapere anche voi, se lo condividete nei commenti, voglio i vostri riscontri o quello appunto che ne pensate su questa possibile situazione che si potrebbe venire a creare in casa Ferrari, che insomma andrebbe ancora a intricare un po' le cose. Comunque appunto, una valanga di mi piace al video. Condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. A questo punto arrivederci, dai, al prossimo video.